il cantante Steve Harwell, leader storico di The Smash Mouth, morì a 56 anni. Il suo manager, Robert Hayes, lo comunicò, che aveva annunciato come l'artista ora stava morendo alla CNN. L'annuncio del manager prima della morte Steve qui con noi. Ma solo per un breve periodo il musicista sta ricevendo cure in un ospizio. Anche se Steve è ancora qui con noi, sfortunatamente sarà solo per un breve periodo. Ha spiegato Robert Hayes. Il manager ha continuato a sottolineare che Harwell può anche contare sul supporto della sua ragazza. Steve Harwell, speriamo che le persone rispettino la privacy di Steve e la sua famiglia in questo momento difficile, ha concluso Hayes, non rivelando maggiori dettagli relativi alle condizioni di salute del cantante. Poche ore dopo l'annuncio della morte nella sua casa a Boise, nell'Idaho, era circondato da familiari e amici e morì serenamente, disse Hayes stesso. La malattia contro la quale Steve Harwell stava combattendo, secondo quello che ha riportato il quotidiano americano TMZ. Il musicista è dopo aver raggiunto la fase finale dell'insufficienza epatica. Ad Harwell era stata diagnosticata alcuni anni fa una cardiomiopatia, una patologia muscolare cardiaca che può causare difficoltà sull'assunzione di sangue ai vari organi. TMZ affermava sempre che, a seguito della diagnosi iniziale, il cantante aveva sofferto di problemi medici gravi e ininterrotti, tra cui insufficienza cardiaca e encefalopatia acuta di Wernicke. L'evoluzione della malattia avrebbe avuto un forte impatto sulle funzioni motorie, sul linguaggio e sulla memoria di Harwell. Solo pochi giorni fa un'altra tragica notizia era venuta dal mondo della musica: la morte di Bernie Marsden. La condoglianza della band ha ridotto la bocca alla sua band. Smash Mouth lo ricorda come segue: Steve Harwell era un vero americano, un carattere più grande della vita stessa, che si è alzato nel cielo come fuochi d'artificio. Dovrebbe essere ricordato per la sua concentrazione irremovibile e la determinazione appassionata nel raggiungere la parte superiore della celebrità nel pop. E il fatto che abbia raggiunto questo obiettivo quasi impossibile con un'esperienza musicale molto limitata rende i suoi successi ancora più eccezionali. I suoi unici strumenti erano un fascino e un carisma inarrestabili. La sua ambizione senza paura e sconsiderata. Una vita viveva a gas, bruciando brillantemente attraverso l'universo prima di spegnere. La conclusione del messaggio riportato dai media. La carriera di Harwell. Steve Harwell è nato a Santa Clara il 9 gennaio 1967. Ha fondato Smash Mouth nel 1994 con Greg Camp, Kevin Coleman e Paul Delisle. Brevemente era un rapper in un gruppo chiamato FOS. Harwell ha preso parte a vari programmi televisivi e programmi radiofonici. Van Halen, The Waterboys e Elvis Presley hanno accreditato come influenze musicali. Nel 2001 il musicista ha subito un serio lutto per affrontare la scomparsa del figlio di soli 6 mesi. Il bambino è uscito a CIP.